Arriva un certo punto della stagione dove sbagliare è vietato. Davanti corrono, chi resta dietro è perduto. Benvenuti amici di Futsal Fanner al Pala Tarquini, dove per la 23esima giornata di Serie C1 si affronteranno l'Ardenza Ciampino contro l'Olympus. Calcio d'angolo dell'Ardenza, dentro per De Vincenzo, la sblocca subito lui, Enzo De Vincenzo, 1-0 Ardenza. Pallone per Velasquez, sbaglia però, riconquista il pallone Terlizzi che si può involare, Terlizzi, c'è solo Velasquez, Terlizzi sul secondo palo per Giuliani, il 2-0 dell'Ardenza, partenza shock dei castellani. Velasquez controlla verso Santin, Santin il numero su Giuliani, Santin con il mancino e beffa Germani sul primo palo, 2-1, accorcia le distanze l'Olympus. Cavalli il pallone sull'out di destra, Cavalli serie di finte, Cavalli poi viene Santin, lo scambio fra i due, Cavalli ancora, Cavalli fino in fondo, il pallone che rimane là, Santin con la testa, il pareggio dell'Olympus, 2-2, Santin. Rocha in possesso di palla, cambia lato, Rocha ancora dentro verso De Vincenzo, De Vincenzo con il mancino, a tu per tu con la manna, il 3-2, passa di nuovo in vantaggio l'Ardenza Ciampino. Pallone gestito da Germani, Germani lungo proprio per De Vincenzo che anticipa la manna in uscita con un tocco da fuori classe, 4-2 dell'Ardenza Ciampino, tripletta per De Vincenzo. Germani va a rilancio con le mani, lungo per la testa di De Vincenzo, anticipato, arriva Cucchi, Cucchi con il mancino ed è il 5-2 dell'Ardenza Ciampino, un gol bellissimo del giovane Cucchi. Velasquez porta il pallone, Velasquez combina con Santin che con il destro accorcia le distanze, 5-3 quando mancano 2 minuti all'intervallo. Pallone in avanti verso De Vincenzo, De Vincenzo scambia con Mattarocci, Mattarocci serie di vitte, va fino in fondo con il mancino ed è il 6-3 dell'Ardenza Ciampino, Mattarocci. Mattarocci in mezzo a due, passa Mattarocci, può fare tutto da solo Mattarocci, dentro verso De Vincenzo, 7-3 dell'Ardenza Ciampino, può essere chiuso qui il match, 7-3. Pallone scodellato dall'altra parte verso Cavalli che va al volo, poi Germani non trattiene e arriva il tap-in di Santin, 7-4, accorcia le distanze. Velasquez fa secco il diretto avversario, Velasquez fino in fondo, un gol bellissimo di Velasquez sotto la traversa, 7-6. Velasquez ruba palla e riparte in contropiede, Santin dalla parte, Margaglio dall'altra, ancora il pallone verso Velasquez, il 7-6, si rifà sotto l'Olympus. Di palla dell'Ardenza, Velasquez e Santin in pressione, Velasquez ruba il pallone, poi lascia Santin che fa partire il destro, che finisce all'incrocio dei pali, il pareggio dell'Olympus, 7-7. Velasquez punta De Vincenzo, pallone dentro verso Santin che si gira, ma un super Germani a dire di no. Il calcio d'angolo, Mattarocci verso Giuliani che fa passare la palla fra la manna e il palo, 8-7, ancora sopra l'Ardenza Ciampino. Perso da Velasquez che chiede il fallo, non secondo l'arbitro, De Vincenzo può partire il contropiede, il destro, la manna c'è, ma ancora De Vincenzo col mancino, 9-7 dell'Ardenza Ciampino, ma che partita è questa? Pallone in possesso dell'Olympus, Santin verso Velasquez, ancora Santin, Santin allarga verso Masi con la punta, riapre ancora il match l'Olympus, capita Masi, 9-8. Recuperato da De Vincenzo, poi verso Mattarocci, Mattarocci con il destro all'incrocio dei pali, Mattarocci 10-8. Santin, pallone verso Velasquez, gliela ruba Mattarocci, Mattarocci a porta sguarnita, Mattarocci l'11-8, mette la parola fine sul match, Mattarocci 11-8, Ardenza Ciampino. Rimessa lunga a cercare De Vincenzo, la porta ancora sguarnita e questa mossa del portiere in movimento non ha pagato per l'Olympus, 12-8, ancora De Vincenzo, ancora Ardenza in avanti, il pallone scaricato all'indietro, ma arriva ora il triplice fischio finale che sancisce la fine di uno spettacolare match dove l'Ardenza Ciampino è prevalsa sull'Olympus, 12-8, che partita amici del futsal, uno spot per questa impressionante C1 2013-2014.